Buongiorno, buon inizio settimana e benvenuti alle chicche formative anche questa mattina. Allora, oggi vi voglio parlare di senso del dovere. Perché mi è tornato in mente in questi giorni proprio questo problema del senso, problema, opportunità del senso del dovere. Partendo da una mia considerazione, no? Mi è tornato in mente che quando ero una ragazzina, mio padre alla fine dell'anno scolastico, se venivamo promossi, ci premiava, no? E quell'anno lì mi avevano rubato il motorino che mi era stato regalato nell'anno, no? Scolastico precedente. Quindi, e però io volevo andare anche in Germania a studiare. Quindi mio padre, che era una persona che ci ha insegnato il senso proprio del guadagno, del denaro, quindi della responsabilità, a fine dell'anno scolastico mi ha detto: vabbè, dice, non è che puoi avere sia il motorino che la vacanza studio in Germania, devi scegliere o. E io, che avevo 17 anni più o meno, mi pare, sì, 17 anni, ci ho pensato su tipo una notte e poi ho scelto di andare in Germania a studiare. Voi pensate a 17 anni, cioè il motorino a 17 anni è il massimo della vita e io ho scelto di andare in Germania a studiare. Quindi pensate il senso del dovere che io avevo. E questo mi è rimasto ancora oggi, tant'è vero che in questi giorni infatti stavo pensando se andare per le feste di Capodanno, Natale, Capodanno, eccetera, a Londra dalla mia amica. E però ho fatto i conti e mi sono detta: cavolo, però hai appena comprato la casa nel Monferrato, la scuola di business coach nel Monferrato, e se tu spendi 1500-2000 euro sarebbero quattro infissi. Cavolo, cioè siamo. Quindi di nuovo il senso del dovere. Adesso sono sul piatto della bilancia, vado a Londra o compro gli infissi, o metto un pezzo della cucina, no? Quindi pensate alla trappola del senso del dovere. Oggi voglio che voi pensiate a questo: il senso del dovere è quella cosa che vi fa andare in ufficio anche se voi siete dei liberi professionisti. Quindi l'ufficio è la strada, l'ufficio è il bar, l'ufficio è ovunque voi siate, voi siete l'ufficio. Il senso del dovere è quella roba che vi fa parlare dei vostri manager come se fossero i vostri capi. No, quelli lì sono manager, non sono capi. I capi sono un'altra cosa, ok? Il senso del dovere però è anche quello che vi fa fare delle scelte pro professione, quindi è quello che fa decidere di investire per esempio in un percorso di business coaching piuttosto che andare a fare le vacanze di Natale, ok? Come ho fatto io col motorino. Quindi il senso del dovere può essere una trappola, ma può essere anche un'opportunità di crescita. Oggi vorrei farvi riflettere su questo perché oggettivamente il senso del dovere può essere a favore o contro, può giocarci a favore o contro. Fateci un po' una riflessione. Cosa avete fatto, cosa state facendo per senso del dovere o cosa non state facendo per senso del dovere? Ok? Va bene? Ciao, buona settimana!